Mario si sta trasferendo in Toscana, è da mesi e mesi che cerca casa, e ho detto, guarda Mario, se vuoi, compro questa casa, l'affitterei a persone a caso, tanto in centro a Colle l'affitti in 2 giorni, se vuoi l'affitto a te e risolto il problema. Basta, cioè, mi sembrava un ragionamento abbastanza logico. E sigla, vado a ricaricare l'acqua, se non mi vedete subito è perché sono ancora lì che carico. Arrivo. Sono in live. Oggi è domenica, è il giorno del re, re, re. Che è successo? Eccolo, eccolo, eccolo! Pronti? Io sto dando casa al Blurrone, non mi sembra si siano scagliati contro di lui. Ti ripeto, Diego, si scagliano contro di lui da tanto tempo. Da quando si è avvicinato a me, continuano a fargli commenti egini, a fare i cattivelli, è brutto, è brutto. A proposito di Blur! Gianmarco, io sono contento che tu ti sia aperto al mondo. Sono contentissimo che tu abbia deciso negli ultimi tempi di collaborare con tantissime persone e di capire che c'è molto altro al di là del tuo naso. Un po' troppe live da Grimbaud, addirittura la live simp dove cerchi casa a Kasumi-sen. Gianmarcone, ma io mi devo incazzare per davvero allora? Eh? Va bene andare, eh? Però rientriamo anche un attimino. Poi, come diceva il saggio, occhio Gianmarco, perché la FIA ci fa, ma la FIA ci sfa. Fatti sempre meno live. Non vorrei che, eh? La candida, eccetera. Bisogna stare attenti, Gianmarco, eh? I commenti su Mario li puoi considerare simili a quelli che fanno a Manuxo? No, sono un po' diversi, perché secondo me di Manuxo commentano quello che fa in live, non tanto. Questo è proprio il privato di una persona, capito? Perché se io mi trasferisco, voglio andare via da Milano perché non la sopporto più, voglio andare in Toscana perché mi sono innamorato della Toscana e perché c'hai degli amici a cui vuoi bene, lì entri nel privato di una persona, è una cosa un po' diversa rispetto a copy blur nelle live, secondo me. Cioè, fatti i cazzi tuoi a un certo punto. Dai, oggi sei più on fire del solito. Lo scrivete tutti i giorni, quindi inizio a pensare che sono più on fire tutti i giorni. Ah, il Marion mi perseguita. Aspetta, aspetta! Oddio! Oddio, ma è stranissima! Mamma mia, è inquietante! Sembra lui davvero! Dato sembra un'immagine fatta con intelligenza artificiale. Forse è una foto, non riesco a capire. È Kyummo, è vero, un misto fra Mario e Kyummo. Sì, ho visto. Finite le riprese del nuovo film. Ora ci prepariamo per i concerti. Ecco, lui, Sofì, grandi professionisti, certo. Però se voi scrivete, finite le riprese del nostro nuovo film e siete in queste condizioni, no, la battuta poi ti viene quasi, no, spontanea. Vabbè, però vedete voi. Poi magari si stanno rebrandizzando, però mi sembrerebbe un po' strano. Aspetta, Sì, aspetta un certo. attimo se ti posso. Boca-chan go shiete kureta. Ironna mitame Non vedo l'ora di tornare a Chiabara e sentire incessantemente questa roba all'infinito per poi prendere una pistola e uccidere qualcuno del gruppo, il più caso umano che ci sarà. Chi ha rubato i cannoli a Mario Sturgnolo? Beh, i casi, i casi. I casi del Reddit mi piacciono sempre. Però li ho indovinati tutti. Allora, chi mi ha rubato i cannoli? Li avevo lasciati qui appoggiati alla finestra. Dariok, King of Teeth, rispettato a tutti i ladri del mondo, si muove nell'oscurità. Malvagio e losco. Allora, io senza neanche guardare gli altri dico Dariok. Perché ha il mantello e quindi quando se n'è andato ha lasciato la striscia. Ha lasciato. Però potrebbe essere anche la sdraio perché quando te trascini la sdraio forma quella striscia lì. È un po' difficile questo. Sta nel tubo uscire, gradisce a usare l'ano delle persone che lo utilizzano, prossimamente disponibile nello shop ufficiale. Cyber Dario. Ha causato gravi problemi a Tokyo nel 2000, membro meccanico, Maniachella, anche dette le acchiappone. No, non lo so, secondo me, perché è il re dei ladri, quindi
ha rubato i cannoli. Mi sembra strano che lui riesca, la sdraio riesca a prendere dei cannoli. E invece era proprio la sdraio. Perché forma quella S, come avevo detto. Però anche il mantello lo può fare, capito? Vabbè, però, mi ha sconfitto stavolta. Bellissimo. Però guarda, queste robe sono incredibili per me, incredibili. I have two sides. Ragazzi, allora... Non è proprio possibile! Ma ce l'avevo che cazzo! Ma che cazzo di vede? Su Terra, su Nettuno! Di nutrire i microorganismi! Che bello! Che bello! Che bello! Cioè, bellissimo! È bellissimo! Sì, la coppia Dario e Enrico, senza alcuna previsione, sta diventando una delle coppie più amate del mio palinsesto. Non me l'aspettavo. Oggi eravate in 10.000, guardaci. 10, non ho detto niente, però 10.000 spettatori, mai vista una roba del genere, cioè. Mike, un eroe del triplete dell'Inter, un fratello? No. Mike, sei pronto? Per forza. Sì. No, non penso, raga, ma poi non parla nemmeno bene italiano. Senza Lucio non partiamo. No. Manca Lucio. Mike, sei pronto? Per forza. Sì. Scusate, ma quanti anni ha? Voi che conoscete questo mondo, quanti anni ha? 40, no, dai, allora no. Tua vita a fare un volume di manga e avrete pure quello e poi direte anche quello mi manca, come Togashi stesso. Oppure vi attaccate al cazzo e capite che ci sono anche cose che sono divertenti. Ciao, bentornato Dario, in realtà sono tornato io, ciao Dario. Tra l'altro un momento perfetto, no? Perché ero arrivato a un picco emozionale, stavo... E infatti, ma li percepisco sempre questi picchi, quando arrivo io a sbollire un po'. Allora, oddio, fanartina veloce, di per forza col braccio calante, Luca dietro, oddio, bellino il Marione così. In un mondo di solidario moce si è tutti versi uguali, primo posto sul Reddit, minchia. L'ironia di un 19enne, oh, tra l'altro bellissima tavola di Pum Pum reinterpretata. Non lo so, sinceramente, non lo so, secondo me ci si annoierebbe tanto. Io sono divertente da solo. E fuori dalle live sono divertente fino a un certo punto. Quindi va bene così. Bellissima, comunque, ti ringrazio. Talent Scout, sì. Abbiamo fatto una bella puntata l'ultima volta. Sono molto soddisfatto. Grazie a Vix De Koala. Madonna, ragazzi. Dall'archivio Dracaris, in onore della morte del maestro Toriyama, una clip della reazione di Dario annunciata per eroi di Dragon Quest in Smash del 2019. Sì, manca l'urlo finale. L'ha fributata Lesghede, mi pare, questa roba. Tanti anni fa. Che bellezza. Questa non me l'aspettavo proprio. Ancora? Boia. Mamma mia, l'eroe di Dragon Quest. Tutti ci sono, ragazzi. Poi Roto così con questa tutto cibato. No, Erdrick! Mamma mia, Roto. Cioè, ci sono tutti, ragazzi. Non ce la posso. Sentite il professionista che dice Hendrick col nome occidentale. E poi subito dopo Roto per soddisfare anche gli amanti del nome originale giapponese. Mamma mia, che professionista. Posso fare? Io sto male. L'eroe Dragon Quest 8 mi ci hanno messo. E poi c'è Ragnarchi che dice pagliaccio, che è bellissimo. Che tra l'altro, Ragnarchi. Mi pare che ci ha scritto pagliaccio, fammi vedere perché mi ricordo... No, in realtà no. Però sì, è il mio lavoro essere fare il pagliaccio. È di buono, sono un professionista in questo, è migliore probabilmente. No, vabbè ragazzi. Il vecchio Dario, Arior, identica oggi, però sì, vai. È cambiata la finestra dietro. No, vabbè. Il vecchio Dario, cambiato nulla. I capelli forse sono cambiati, forse ce l'ho di più ora addirittura. I bei vecchi tempi, sì sì. Qui mi avete messo in difficoltà. Perché con Mario sono legato, poi è stato meraviglioso perché era buffo. Faceva finta di non sapere l'italiano, invece lo sapeva, meglio degli altri. Bella anche questa frase finale, matcha perfettamente. Tra l'altro non è morto, eh.
Vediamo. Dario, ho fatto un disegno, spero ti piaccia. Sì, con normalità, con demora. Grazie Sbucciatore di Palle, grazie Domenico per l'abbonamento. Mario, mi sa che l'ho rapito da anni. Bella nuova postazione, eh? Vabbè, dice che è contento, oh, sono contentissimo anch'io per lui. Piccola fanart, spero ti piaccia. Che paura la mala sanità, cioè vai lì per curarti e esce ancora peggio, cioè l'incubo, cioè veramente. Cagavo dal naso, ridono tutti quando lo racconto, anzi non fa per niente ridere, te lo posso assicurare. Allora no. Ho capito dove state arrivando, però io qui pronta la giustificazione, e poi vi devo raccontare un aneddoto su questo. Volevo parlarti di una cosa, di una piccola storia della mia vita, avvocato, giusto per farti capire. Volume una, così basso? Una roba. Io, quando ero piccolo, ho avuto un angioma, cioè un tumore benigno, che mi ha portato ad avere... Quello è perché sono sopravvissuto? No, ho ordinato l'elefante. Se non c'è nessuno, non c'è mica il maggiordomo in studio, dai. Stavo dicendo, questo tumore è stato aggravato da... Ci tengo a dire, non stavo ridendo per il tumore, stavo ridendo per l'elefante. Non so perché, ma fante non mi ha fatto ridere. Cioè, mi immagino io che ordino... D'elefante, per favore, mi sono messo a ridere, ma non ridevo per il tumore. Però c'è mi è capitato di fare battute sui tumori, anche con Mario stesso, quindi figuriamoci, non è che mi devo giustificare per una battuta. Però quello che mi ha fatto ridere è che il pubblico di TikTok, che non conosce il rapporto, il gioco tra me e Mario, si è incazzato di brutto per questa clip fributtata. Proprio delle robe allucinanti, mi hanno detto. L'ospedale in cui sono stato, che mi ha ricucito lo stomaco al contrario, e addirittura avevo tracce di feci nel naso, cagavo anche dal naso. È tutto vero, no, eh? Sì, è tutto vero, non sto scherzando. Ma che cazzo hai da ridere? È una tragedia! Cagavo dal naso, ti fa ridere! Sono commosso. No. Sei commosso, ma vai a fare in culo. Mario, ti posso fare una domanda? Quando cagavi dal naso, cagavi nel puzzo oppure... Ma poi tutto questo con l'avvocato, capito? Ci riusciamo, Mario, ad avere un... dimmi, Mario, avvocato. Andiamo avanti. Ok, mancava solo Zeb per essere perfetta. È il caro e vecchio Dario. Va bene, comunque... Oh, livello 5 quasi in scadenza, mi sto incazzando veramente tanto, ragazzi, adesso, eh. Dai, punto esclamativo Prime e vi abbonate tranquillamente gratis. D'altronde la sigla della Germania è per forza va bene, non so cosa sia perché non me ne intendo. Il nuovo, mamma mia, questa ragazzi è tremenda. Questo sarebbe da conteggio, però vi evito il conteggio. Grazie Daniele, scusami, grazie mille per l'abbonamento. Peggio di Dario coi pezzi, noi siamo molto versaioli, cambia l'inquadratura, nuovo talent da finire. È bello anche così, comunque, io mi fermerei, secondo me. Grazie Luke Bona, benvenuto. Poi ho scritto talent, non so se avevi letto, ma ho scritto talent. Forse talent. Vabbè, comunque non importa. Andiamo avanti. Siete giovani ragazzi che vogliono correre in Umbria? Ragazzi, io c'è la reazione a Freddy. Mi ha fatto vedere. No, non è fatto vedere, l'ho visto da Giuppi, sì. In 2 giorni 101.000 visualizzazioni. Ma che cazzo fate? Ma che cazzo state facendo? Cioè, veramente. Veramente. La puntata con lo Yutaio 13.000, la reaction a Freddy 100.000. Fate veramente cacare, cioè. Siete dei pastori umbri che avete deciso di staccarvi dalla vita di città per amare le vostre simpatiche pecore? Beh, ecco, allora ho una brutta notizia per voi. Prima o poi mi denunciano. Veramente. Non bisogna mai correre in Umbria. Non bisogna mai coltivare un campo in Umbria. Ma soprattutto non bisogna mai respirare in Umbria. E sapete perché? Beh, perché ci sono i pesticidi. State attenti all'Umbria. Statene alla larga.
e averte salva la vita. Campagna per la sensibilizzazione del respiro umbro. C'è uno, tra l'altro, ha fatto il logo, mi pare, da qualche parte, la campagna della sensibilizzazione del respiro umbro, che tra l'altro è un loghino anche, non è bellissimo ma carino, cioè ci stava, non so dove l'avevo vista la campagna. Vai Dario Moccia. Forse Giuppi, no, non è, forse ha fatto lo stesso Giuppi, era sfuma. Carino il logo, sfuma. Grazie Kuroppi, grazie Dennis. Tra l'altro sfuma, sfuma bene, viene da Fermi Tutti, questo è uno spettacolo, ci sono... Ah, però ragazzi posso farvi una critica costruttiva? Non c'è una persona, né nella chat, né nei commenti di Giuppi, che ha notato la battuta dei Mudokon. A un certo punto Freddy fa sempre ok, 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 e io dico, cazzo basta con questi ok, sembri un Mudokon. Forse è una battuta per i vecchi, però cazzo era bellissima, nessuno l'ha capita. Grazie Marietto, sono rimasto male. Forse è una battuta da anziani, non so, vedi che è di Oddworld, i Mudokon, no ragazzi, tipo, seguimi, ok, fermati, bloccati, ok, sono i Mudokon, la razza del popolo di Oddworld. Vabbè, lasciamo perdere. Il mio coinquilino ha mappato tazzine Smile su Clone Hero, leggi descrizioni per più info. No, so cos'è. Dario Moccia con tazzine Smile. Quanto mi manca il caffè la sera dopo un pasto un po' pesante, scurriccio più non posso, adesso con tazzine Smile verso il mio caffè ormai me lo gusto, lo degusto. Santa Cruz tazzina Smile lo butto nel Gargarus, tazzine Smile. Perfetto. 5 stelle, eh? Topperia missile qua, Bene. No, Carciofino Lesso ha droppato? Az! Se il tema di Cartoon News fosse stato fatto da 6 famosi produttori musicali. Vediamo. Se Cartoni Notizie Sigla era fabbricato da Enrico, eccolo qua, e viva Enrico, Cartoon News, un format su cui poter contare, e viva Enrico, Cartoon News, un format su cui poter contare, e viva Enrico, chissà cosa, problema tecnico lui ha, oggi sì, Cartoon News. Cartoon News, vive Enrico, vive Enrico, problema tecnico lui ha, oggi sì, vive Enrico, Enrico, eccolo qua. Skrillex, cazzo. Vive Enrico, Cartoon News. A me tra l'altro Skrillex garbava di brutto, però vabbè, è sparito, è un po' sparito. Enrico, Enrico, la pazza mi di coccole, evviva, 151 G. Cartoon News. Ah, è tornato, non ho sentito quello nuovo, ma lo recupero magari. Un format su cui poter contare, evviva Enrico, chissà cosa, problema tecnico lui ha, oggi sì, viva Enrico. Beh, ora ho anche una sigla. Forza! Perfetto. Comunque, Carciofino, bellissimo davvero. Ti abbraccio forte. Stupendo. Non c'entra niente questa roba. Vabbè, andiamo avanti. Hype Train sturniolato. Avanti. Sono Poli e faremo una classifica dei Pokémon che inviterei al matrimonio mio. Allora, Bulbasaur, ci può stare, lo mettiamo a 4, dai, forse si potrebbe considerare un invito. A letto? Grimer, no, non lo voglio, anzi sì, lo voglio al matrimonio, perché semina sperma, potrebbe essere qualcosa di divertente. Un pedofilo, lo vogliamo, mettiamo in prima posizione. Forza! Goffing, sì. Ma c'è la Tourette, cioè, questo è la demenza. Perché c'è Gianmario Stognolo che puzza di merda, non c'è bisogno di altre persone.
Una ficco 100! Scusa, 8 Nidoran. Non è, e questa è una. Sì, noi la vogliamo il matrimonio, sì. Omanite, per forza, non è stato nel suo letto. Craig Min, non, no? Metti un follow al profilo, ma là c'è un Pikachu. Merda, sono fuori. E poi Raticate. Va bene, era tanto che mancava da questo Reddit, ma insomma è peggiorato tanto. Grazie contadino, grazie Jacopo, Truzefrus, Lucky. Ci siamo quasi, Gioia. Dario, cosa ne pensi? Per me è assurdo. Ci siamo quasi, Gioia. Si davano la carica così. No, sì, questa clip qui non ha senso. Ora non so cosa dirà poi, però, cioè, a me sta puntata è tutto, cioè, è tutto. 20 anni fa? Cosa? Tu non si bella di un? Il manga. Questa è proprio una roba vecchissima che è spuntata dal nulla. Mio padre. Ah, Macron, sì, sì. Sì. Tra l'altro, Macron... Allora, sarà una stampa, però gliel'ha autografato. Cioè, lui è diventato primo ministro solamente per incontrare Toriyama, praticamente. Vabbè, fighissimo. Sì, questo è Aladdin nella... storicamente accurato, mi pare. Video molto carino. Macron 1, Dario 0. Attenzione, Delux. Perché io non ho una litografia firmata col disegnino, col dudolino fatta a merda. Io ho un cicciccio originale. Quindi, se mai Macron 1, Dario 2. Calma, Meet and greet dal Darione al Mega con Gio Giovanni a 2 cm da lui. Verissimo, sì. Se tu gli occhi vedi il drago, Dragon Ball, vabbè, orribile meme, però vi assicuro che sentire 3 volte Dragon Ball Z è stato pesante. Grazie Lorenzo. Pazzo Moccia Fasux addirittura. Questo è il mio pezzo preferito, mazzi le vecchie di merda, stanno ferme col carrello al Carrefour, non ti fanno passare. Comunque ce l'hanno, i Souls di mettere le vecchie e ballano al giro nelle zone. Ma quella che c'era nel The Ring era tipo una roba, una citazione a Midsommar, se non sbaglio. È bellissima quella zona. Quella è fighissima, sì. E mi guarda la vecchia, mi guarda la vecchia, io canto. Ehi. Dio. Ma cioè, non nessuno ha più inventato. Chi è? Io, ciao. Ciao, Tizio. Puoi spaventare Tizio subito perché... Lo facciamo, aspetta. Oi, David, senti, ma ci si fa a trovare qualcuno che ci produce uno show in stile Takeshi's Castle chiamato Tomodachi's Castle con noi da... Una trollata, ragazzi, non è possibile, cioè non si riesce a organizzare nemmeno un... figuriamoci un pest. Il vecchio Dario, comunque, ragazzi, il numero uno. Volevo comprare questo Blu-ray, ma poi ho letto i contenuti extra. Sì, c'è una mia intervista dentro all'edizione italiana della Tartaruga Rossa. Credo si trovi anche su YouTube, però, l'intervista. Sì, sì, sì. Io, ragazzi, ho avuto una V. Ma finiscilo, Darione, ma lo so. Tomodachi come boss e i sub di Twitch che fanno i concorrenti. Secondo me sarebbe possibile. Proviamo a proporla a qualcuno, dai. La si butta di fuori. A posto, non si può fare, ragazzi, non si riesce a organizzare niente, figuriamoci una cosa così complicata. Rewind. E il vecchio Darione, abbiamo ripetuto tutto.
Comunque sì, lo trovate dentro a... Lo trovate anche su YouTube, tutto sottotitolato. Andai a casa sua, al suo studio, se fai gli interviste. Riposto perché Reddit era saltato, riguardavo i video su Tomodachi Japan Tour e ho deciso di rappresentare il momento mazza dal punto di vista di Torno, spero vi piaccia. E non era proprio così, però molto molto simpatico. Bella lì, io continuo a leggere Watchmen, ciao. Ciao Filo, grazie mille di aver partecipato, grazie a Fascol Art per l'abbonamento. Jack, can you finish the lyrics? Nice to meet you. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. 5 dispositivi che ti permettono di... Blur è entrato dentro Red Bull per tromba Sara 100%, lo sappiamo tutti. E pigli l'amminoacidi pure. Per forza. Ormai sono un gym bro. Non credo che mi conosca Rocco Ante, però sarebbe divertente. Voleva solamente vederle. Volevo vedere le palle. Eh sì, poi sono stato bannato per questo. Un pezzo per il Darione, Dario Moccia. Ho provato a comporre un pezzo con la scala alfabetica con il nome del Darione. Funziona, vediamo. Ma fa stra paura, però mi rappresenta anche un po'. Boh, mi rappresenta di brutto a me sta roba. Fighissima. Si è rilassato, dai. Telekin uses her alone time to practice climbing. Orango tango. Comunque c'è qualcuno che si lamenta di questa gag e dice non fa più ridere dopo la prima volta. Fa ridere me, e finché fa ridere me, io non è che lo faccio per lo show. A me questa roba fa ridere. Mi fa ridere da noia a Mario. Quindi fottetevi, io continuerò fino a che non mi annoierò. Ciao Dario, sono appena tornato dal Giappone. Vorrei ringraziarti per i tuoi numerosi consigli e aneddoti che racconti dei tuoi live che durante queste settimane si sono rivelati fondamentali. Il più utile è stato questo rito propiziatore dei templi. Aia, forse cacata nel puzzongolo. Non si parte benissimo, ti dico la verità. No! Vabbè, sì, veramente, non ce la faccio più, guarda. Vabbè, andiamo avanti. Ci ho a letto! Vabbè, veramente. Fanart, ho solo 17 mesi, non giudicatemi. Si parte, eh? Il naso è Mariung in TV. Ok, perfetto. Proprio preciso come un orologio svizzero, arriva. Dario, cosa ne pensi? Una gif? Va bene. Pronti? Non ho parole. E sottotono decisamente, è andato benissimo fino al Dark Reddit che c'è da qui, da sempre, da 10 anni. Alessandro, dai, non fare il torsolo, perché sennò fai vomitare. Sì, il torsolo, si dice in Toscana, linguaggio un po' vecchiotto. Torsolo, no, perché quando mangiate la mela rimane solo il torsolo che è, no, è vuota. Cioè non c'è più niente, non potete mangiare più nulla, quindi è rimasto solo la parte centrale, lo scarto, torsolo. Privo di tutto. Perché che altro nome ha il torsolo? No, si dice qua per indicare una persona di scarso intelletto. Non che non si usa il torsolo. Pizza morte, un canale pieno di sorprese. Pizza morte.